A Cosenza, dopo un anno di fermo, torna a svolgersi, anche se in forma ridotta, la cerimonia di consegna delle chiavi della città a San Francesco di Paola. La statua di San Francesco è partita dalla chiesa-convento di Via Plebiscito e ha raggiunto la cattedrale. Per le restrizioni ancora in vigore a causa della pandemia, non c'è stato né il consueto corteo dalla casa comunale né la processione e gli ingressi in chiesa sono stati contingentati. I festeggiamenti comunque sono stati ugualmente solenni ed emozionanti. Prima della Santa Messa, il sindaco Mario Chiuto ha consegnato a San Francesco la chiave della città di Cosenza. È sempre emozionante partecipare ad una cerimonia che ha un profondo legame con la città come questa di San Francesco di Paola. Io ho iniziato proprio il mio primo mandato nel 2011 con la consegna delle chiavi della città a San Francesco, affidando la comunità all'amorosa e celeste protezione del santo, e questa volta forse sarà l'ultima cerimonia religiosa a cui parteciperò da sindaco, quindi è un motivo ancora più particolare per emozionarci tutti quanti, ma vuol dire è bellissima, devo dire, questa festa e questo legame forte che c'è fra i cosentini, fra i calabresi e San Francesco, che è una figura così grande, così importante non soltanto per noi ma per tutta la comunità cattolica. Con l'occasione è stata consegnata una pergamena di ringraziamento a Ferdinando Bartolomeo, dipendente comunale oggi in pensione, storico e volontario portatore della chiave della città. La solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Francesco Antonio Nolè, ha concluso i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Mi dicono che c'era un'antica tradizione in cui il santo veniva in cattedrale nei tempi passati, poi dopo pian piano le cose sono cambiate, adesso oggi si è tornato, grazie alla decisione anche dei frati minimi provinciale, si è tornati alla cattedrale come cuore di tutta la diocesi ed è un momento molto bello, ci rappresentano la presenza continua del Signore che non ci abbandona mai. Attraverso sua madre e attraverso il suo santo, per noi quello preferito proprio perché è il santo della carità, dell'amore.